Va. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti alla conferenza stampa di presentazione del Libro Bianco sulle droghe, edizione 2017, l'ottava edizione che eh, una serie di associazioni eh, promuovono eh, di un rapporto che eh, va a, le a leggere quelli che sono gli effetti dell'attuale sistema. Eh, italiano di controllo sulle droghe, ehm, effetti che eh, come poi gli intervenuti potranno dimostrare non hanno avuto alcun risultato concreto se non eh, una serie di danni collaterali ormai insopportabili. Eh, il, il libro bianco è promosso da Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, CNCA e Associazione Luca Coscioni con l'adesione di CGL, Comunità di San Benedetto al Porto, Gruppo Abele, Itaca, Itard, Lega Cop Sociali e LILA. Um, adesso io lascerò la parola uh, a Franco Corleone e Stefano Anastasia che uh, uh, presenteranno uh, i dati che trovate comunque sia nel rapporto che nelle pillole che eh, sono a disposizione, dopodiché faremo intervenire i rappresentanti delle associazioni eh, che eh, insieme a noi promuovono eh, questo libro bianco eh, e eh, gli autori eh, del, di alcuni dei eh, contributi che trovate all'interno del rapporto. Eh, ringrazio Daniele Farinia che... Eh, Ospitato e ci ospita, e eh, a cui dopo chiederemo eh, di intervenire per la disponibilità di questa sala stampa. Eh, lascerei la parola a Franco Corleone per eh, introdurre eh, il Libro Bianco. Ma poche, poche parole: è l'ottavo Libro Bianco che con puntualità presentiamo in questa giornata. Forse retorica nel mondo contro l'abuso delle sostanze stupefacenti vietate. Eh, rispettiamo questa, questa data, mentre molto spesso il Dipartimento delle politiche antidroga eh, rinvia eh, di poco o tanto la presentazione dei dati ufficiali. Ma Abbiamo verificato nel passato che i nostri dati sono precisi, come sempre, e soprattutto danno una interpretazione dei fatti e pongono al centro il peso che la questione della politica delle droghe ha sulla giustizia e sulle carceri. Questo è il motivo di fondo che noi... Eh, eh, ribadiamo in ogni occasione. C'è stato un momento in cui il peso negativo sulla giustizia e sul carcere è diminuito e è stato strettamente correlato alla decisione della Corte Costituzionale di abbattere le parti più ignobili della Fini Giovanardi. Con questo libro bianco noi vediamo, poi lo dirà uh, compiutamente Stefano Anastasia, che c'è un aumento uh, di nuovo costante, anche se lento, delle presenze e degli ingressi in carcere e questo aumento di presenze e di ingressi è determinato in grossa misura dall'applicazione dell'articolo 73 della legge in vigore la Iervolino Vassalli del 90. La cosa curiosa che emerge da questo libro bianco è che invece diminuiscono gli ingressi per articolo 74, cioè per associazione eh, criminale per dedita al traffico di sostanze stupefacenti, cioè eh, è confermato incredibilmente che la lotta è ai pesci piccoli o ai consumatori che superano la uh, quantità consentita per la detenzione. Noi ribadiamo che sempre il problema che viene perseguito è la detenzione di sostanze stupefacenti. Ecco, noi abbiamo detto in questa breve introduzione, abbiamo detto che questa legislatura è, è, ha rappresentato un'occasione persa e è, che è accaduto proprio il nulla rispetto a una mobilitazione straordinaria, centinaia di parlamentari che hanno firmato una legge per la legalizzazione della cannabis. Una legge di iniziativa popolare sulla cannabis, altre leggi per la riforma del DPR 309-90, tutto rimasto praticamente bloccato. Mentre nel mondo tutto si muove. Si muove non solo la Bolivia, che si era mossa anni fa di Evo Morales, ma l'Uruguay che ha approvato una legge gli Stati degli Stati Uniti che approvano leggi per il consumo eh, medico, terapeutico, ricreativo, il Canada di Trudeau che approva una legge da, da parte del governo e adesso è in discussione per eh, l'approvazione definitiva nel, in uno Stato federale come è il Canada, cioè la questione e, e quindi eh, non da poco vi è stata l'assemblea straordinaria dell'ONU su questo problema in cui si, ci sono stati accenti diversi rispetto al passato, rispetto anche alle convenzioni che non sono più ritenute intoccabili e l'origine della verità però l'Italia è invece assolutamente ferma, ferma, ferma. Quindi noi cosa chiediamo? Intanto presentiamo questi, questi dati fondamentali. È un libro bianco molto importante, questo, dal punto di vista dei contenuti, perché non ci sono solo i dati tradizionali, ma abbiamo... Uno studio eh, sulla, eh, sulla cannabis, eh, sul consumo giovanile di cannabis, abbiamo la questione di droghe e guida e incidenti stradali. E questo è uno strano Paese in cui si approva una legge speciale eh, montando l'idea che c'è un disastro dovuto a ubriachi e drogati, ovviamente questi episodi ci sono, ma dai dati che abbiamo raccolto eh, con Assambassi e eh, lo studio costante di Giorgio Pignami, viene fuori che il disastro è compiuto dai sobri. E da quelli che usano il telefonino guidando e molte altre, dalla velocità, tutte cose che invece sono state trascurate per uh, fare una legge di difficilissima applicazione. In questo eh, libro bianco vi è lo studio eh, sugli effetti economici della possibile legalizzazione e che abbiamo già in passato presentato e che eh, Marco Rossi, un economista della sapienza, ha eh, riproposto in questo libro bianco. Abbiamo le questioni appunto della riduzione del danno con interventi di form-droghe del CNCA, la CGL che propone un intervento con Cecconi, Bortone e Amerini su ILEA, ma anche un intervento uh, importante, una presa di posizione di Rosana Dettori della Segreteria Nazionale Confederale della CGL a favore della legalizzazione della cannabis. Vi è poi l'intervento di... Grazie a Zuffa e Marco Perduca sugli impegni internazionali dell'Italia dopo Angas. Una, vi sono le questioni dell'evoluzione eh, dell giurisprudenziale eh, curata da Elia De Caro e Gennaro Santoro e i dati della ricerca del Consiglio d'Europa eh, curata da Alessio Scandura che conferma che la presenza. Nelle carceri italiane eh, delle, dei, di chi viola la legge sulle droghe è altissima rispetto a quella degli altri paesi. Siamo i primi nel Consiglio d'Europa. Forse siamo gli ultimi per reati finanziari, ma per questo siamo i primi. Ecco, questo il libro bianco è quindi molto, molto ricco. Noi chiediamo. In, uh, assolutamente che venga convocata la conferenza uh, nazionale sulle, sulle droghe che per legge deve essere convocata ogni tre anni per valutare gli effetti della legge e proporre cambiamenti legislativi ormai uh, l'ultima conferenza uh, peraltro uh, risibile risale a 8-9 anni fa a Trieste, organizzata da Serpelloni e Giovanardi, c'è una latitanza e una violazione di legge verso la quale alcune associazioni che sono qui presenti ritengono di chiedere attraverso una diffida al governo che sia sanzionata perché siamo di fronte a una violazione di legge molto, molto grave. Ecco, I dati adesso vi saranno eh, dati eh, da Stefano Anastasia. Eh, il, quello che, su cui io insisto sempre per dire che siamo di fronte a una criminalizzazione di massa è il dato che continua a salire delle persone segnalate ai prefetti per semplice consumo. Siamo arrivati alla fine del, eh, dell'anno scorso a 1.164.158 persone. Il tempo dal 1990 ad oggi è il tempo di una generazione una generazione criminalizzata con questo dato che mi pare impressionante per dimensione. Quindi su questo credo che bisognerà pensare se si deve continuare su questa strada oppure dare responsabilità e dignità ai consumatori e affermare le ragioni dello Stato di diritto. E proprio in questo giorno dei funerali di Stefano Rodotà credo che richiamare le ragioni dello Stato di diritto eh, sia una pro, un sentimento che si deve trasformare in politica. Grazie. Grazie a Franco Corleone, la parola ora a Stefano Anastasia che ha curato eh, insieme a Maurizio Cianchella tutta la parte relativa eh, al sistema eh, della giustizia e eh, del carcere eh, eh, sovraffollato dai eh, colpevoli di reati eh, legati al testo unico sulle droghe. Allora, il, il fatto diciamo così, più rilevante, mi pare, di, eh, di, questo, di questo libro bianco dal punto di vista del, dell'uso delle norme, delle norme penali della legislazione sulla droga è la eh, conferma di una, eh, diciamo così, di una legge, possiamo chiamarla una legge scientifica, eh, già verificata negli anni passati e che eh, in questa occasione dimostra la sua validità anche in applicazione inversa. Mm. Cioè Negli anni passati noi abbiamo visto che il calo della popolazione detenuta e degli ingressi in carcere, eh, determinato evidentemente dalla pressione internazionale sull'Italia per le condizioni inumane e degradanti che erano state accertate dalla... Corte Europea dei Diritti Umani, quel calo fu determinato in massima parte da una maggiore prudenza nell'uso della legislazione sulle droghe, tanto che appunto eh, le imputazioni per reati di droga eh, diminuivano eh, più che proporzionalmente. Quindi diciamo si in qualche modo tiravano in basso la popolazione, la popolazione detenuta. Eh, oggi che noi sappiamo. Eh, che la popolazione detenuta viceversa ha ricominciato a crescere nel corso del 2016, qui i dati sono aggiornati al, alla fine dell'anno dell scorso, alla fine del 2016 e sappiamo che da allora ad oggi sono ulteriormente aumentati i detenuti nelle nostre carceri, ormai credo siano intorno alle 57.000 mila unità. E oggi sappiamo appunto che questa ripresa del eh, Ricrescita delle carcerazioni delle presenze in carcere è determinata ancora una volta dalla legislazione sulla droga che diciamo così tira verso l'alto, così come fino a ieri ha tirato verso il basso, tira verso l'alto. Eh, se vedete i dati, vediamo appunto che nelle presenze in carcere al 31 di dicembre dello scorso anno, del 2016, le presenze in carcere erano di eh, 54.653 persone, di queste 17.733 erano in carcere per violazione dell'articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti, cioè sostanzialmente il, eh, il principale titolo penale della legislazione sulle droghe è quello che eh, punisce la detenzione, qualunque sia diciamo, eh, la, sua, eh, la sua finalità. Ed è appunto una, eh, queste, queste presenze, 17.733 persone, sono eh, percentualmente superiori rispetto a quello dello scorso anno, diciamo sì, e questo ci dice appunto che c'è in qualche modo che la legislazione tira questa, questa crescita. Il dato ancora più rilevante è quello sugli ingressi in carcere. Eh, come ovviamente gli esperti e i conoscitori del sistema penitenziario sanno, gran parte del calo della popolazione detenuta nel corso degli anni passati è stato determinato da un drastico calo degli ingressi in carcere, cioè da un'azione più contenuta degli, diciamo, in senso lato del del sistema eh, penale di polizia che ha usato più prudenza nel, eh, negli accertamenti, nelle incarcerazioni, nelle conseguenze penali della propria attività di, appunto, di prevenzione di polizia. E, ovviamente il fatto che la popolazione detenuta ricomincia a crescere nello scorso anno dipende dal fatto, tra, evidentemente tra altri fattori, dipende dal fatto che eh, la, eh, gli ingressi in carcere ricominciato a crescere, diciamo, no? eh, gli ingressi in carcere tornano eh, ad aumentare. Ma, e questo è un dato molto, molto significativo, noi vediamo da questi eh, dati del, relativi al 2016 eh, che è appunto se la eh, popolazione detenuta eh, è cresciuta nel, nel corso del del 2016, gli ingressi in carcere sono cresciuti nel corso del 2016 circa 1.500 unità, il 70% di questo aumento delle, delle incarcerazioni è dovuto alla legislazione sulla droga. Cioè la crescita delle incarcerazioni è determinata in larga parte dalla legislazione, dalla legislazione sulla droga. Ovviamente poi questi, questi dati si riflettono diciamo, sulle eh, sul, eh, presenze in carcere di tossicodipendenti che ovviamente possono essere certificati come tali anche per altri titoli di reato, quindi non c'è una connessione diretta con eh, l'imputazione che c'è stata, ma appunto vediamo che sì, eh, la percentuale supera. Eh, a questo punto, il quarto delle persone, delle persone detenute eh, lo accennava già eh, Franco Corleone. Anche questo è un dato molto, molto importante. Eh, come sempre, la punizione in materia di droghe. Eh, si sì, rivolge tra ai pesci piccoli. Mm? Noi questo lo rileviamo attraverso la comparazione delle imputazioni per articolo 73 e articolo 74 del testo unico sulle sostanze stupefacenti. L'articolo 73 riguarda. Diciamo, la detenzione, quindi lo spaccio e quant'altro di sostanze stupefacenti, l'articolo 74 sono le imputazioni per associazioni a delinquere, eh, per traffico di sostanze stupefacenti. E allora se, come <coughs> accennavo prima, il, eh, le presenze in carcere aumentano per effetto dell'aumento più che proporzionale delle... Presenze per eh, violazione dell'articolo 73, quindi detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, viceversa mh, le imputazioni eh, di, per eh, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quindi articolo 74 e DPR 309, eh, hanno percentualmente un calo pur nella crescita della popolazione detenuta. Che significa? Significa appunto che non è evidentemente l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali che determina l'aumento o la diminuzione delle presenze, eh, delle presenze in carcere per, eh, legate alle sostanze stupefacenti. Ma invece eh, è molto interessante leggere questo aumento di. Eh, presenza in carcere di imputazioni per fatti di droga alla crescita delle sanzioni eh, amministrative, alla crescita delle sanzioni amministrative, appunto, previste pure dalla legislazione sulla droga. Perché? Perché se appunto il target della legge e sono, come si diceva prima e come diciamo nelle nostre note, i pesci piccoli, cioè il, eh, la criminalizzazione del. Di quell'area di confine che c'è tra il, il consumo e la sopravvivenza attraverso il mercato illegale delle sostanze stupefacenti, per capirci, eh, è ovvio che diciamo, un'azione si combini con gli altri, cioè. Eh, Un'azione repressiva delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, che sia orientata in qualche modo a diciamo, si individuare questo segmento di popolazione eh, avrà riflessi eh, da una parte, eh, come dire, laddove se ne riscontrano gli elementi nella criminalizzazione in senso proprio, quindi nell'individuazione di fatti di rilevanza penale e quindi l'aumento delle incarcerazioni per fatto di droga. Dall'altra parte, inevitabilmente, per fatti evidentemente di nessuna rilevanza penale, aumentano le segnalazioni al prefetto per la mera detenzione per uso personale, perché questa è eh, no, la qualificazione eh, secondo cui si accede a questo tipo di sanzioni e di sanzioni amministrative. Qui dobbiamo ricordare ancora, ancora una volta che eh, questa ipotesi delle sanzioni amministrative a suo tempo eh, ideologicamente motivata e rimotivata al tempo del, eh, della legge Finigiovanardi come una modalità per avviare al recupero, al trattamento, alla, come dire, alla cura delle persone eh, Appunto, che facessero uso di sostanze stupefacenti, eh, si rileva ancora una volta diciamo, sì, del tutto mendace. Eh, I dati sono eh, ancora una volta eh, enormi perché a fronte di 36.795 segnalazioni per eh, detenzione a fini personali di sostanze stupefacenti, le eh, richieste di programmi terapeutici sono 122. Cioè siamo proprio al topolino di fronte alla montagna, quindi, tanto che si potrebbe tranquillamente cancellare questa cosa senza nessun effetto diciamo così, sul, sul funzionamento della struttura. Importante come: come eh, mi pare già accennasse Franco Corleone, e poi diciamo, eh, la, come dire, in quale ambito si indirizza questo tipo di azione di contrasto di tipo amministrativo nei confronti dei consumatori. E qui vediamo ancora una volta che essendo diciamo così, il target di questa, eh, di questa legislazione, essendo appunto rivolto al, ai pesci piccoli e ai confini con il consumo, il risultato è che... Eh, I cannabinoidi sono nell'80% le sostanze verso cui si indirizzano le sanzioni amministrative, o meglio, i consumatori di cannabinoidi sono le persone verso cui si indirizzano le, eh, le sanzioni amministrative. Quindi mi pare diciamo, un dato abbastanza, anche questo, eh, abbastanza rilevante, a cui aggiungerei soltanto un ultimo dato riguardo alle misure alternative alla detenzione, che sono misure alternative che generalmente diciamo, sì, sono, eh, sono in crescita dentro il nostro, eh, dentro il nostro sistema, e viceversa eh, non lo sono le alternative al carcere per eh, tossicodipendenti, cioè quella specifica previsione di alternative che c'è dentro il nostro ordinamento, perché se voi vi ricordate la filosofia della nostra legislazione sulla droga è sempre quella del bastone della carota, no? quindi la, il bastone della punizione e la carota del recupero. E quindi della previsione speciale, dell'affidamento in prova per i tossicodipendenti perché i tossicodipendenti non debbano, non debbano andare in carcere, con molti programmi anche. Eh, ministeriali finalizzati a evitare che le persone con problemi di dipendenza passino per le istituzioni penitenziarie e viceversa eh, possano curarsi. Ecco, invece i dati che noi abbiamo, registriamo ancora una volta quest'anno è che nell'aumento delle alternative alla detenzione di più di mille unità nel, fra il 2016 rispetto al, al 2015 eh, non aumentano. Le misure alternative di detenzione per tossicodipendenti, eh, che restano una piccola parte degli affidamenti in prova eh, generalmente comminati eh, nel, nel nostro paese, non solo, eh, ma eh, mentre appunto in genere l'affidamento in prova al servizio sociale viene più facilmente riconosciuto dalla libertà. Quindi viene usato per evitare che persone condannate a pene brevi, brevissime, entrino inutilmente in carcere e siano affidate invece al servizio sociale, come credo che sia giusto che, che sia. Eh, mentre questo avviene per l'affidamento in prova eh, generale, generico, quello che vale per tutti, viceversa, per l'affidamento in prova per i tossicodipendenti, per quanto contenuto esso sia. La gran parte degli affidenti in prova per tossicodipendenti passano per il carcere. Cioè Comunque il tossicodipendente deve prima farsi un po' di galera, eh, provare come si sta, essere diciamo, sì, sottoposto evidentemente al, al trattamento eh, non solo diciamo, così, terapeutico ma anche coercitivo dell'istituzione penitenziaria e poi forse può accedere alle misure alternative alla detenzione. Grazie a Stefano Anastasia. Eh, chiederei ora ai soggetti che con noi eh, promuovono il Libro Bianco di intervenire, per cui chiederei a Rossana Dettorri se, eh, se vuole eh, unirsi. O, do, o dopo? Come? Eh? Qui, qui, qui. qui. Grazie. Grazie, io partecipo molto volentieri a questa conferenza stampa e penso che eh, sia importante il ruolo che un'organizzazione sindacale, la mia organizzazione sindacale, la CGL, può apportare per eh, costruire un cartello che si ponga degli obiettivi. Il primo per quanto ci riguarda, anche per le cose dette prima di me, è la legalizzazione e la depenalizzazione. La depenalizzazione, dopo il racconto su nuovi ingressi in carcere, mi pare uno degli atti eh, da chiedere a questo governo di mettere in campo immediatamente. L'altro è la legalizzazione che interviene ovviamente anche su un tema che è il narcotraffico e eh, ehm, soldi, quantità enorme di soldi che girano intorno a mafia e quant'altro proprio oh, con spaccio di eh, sostanze. In più noi come organizzazione sindacale eh, ci poniamo l'obiettivo di rafforzare i servizi a partire dai SERD ma anche tutti quelli che ruotano intorno ai SERD rispetto agli obiettivi che si danno a quei servizi, non può essere ridotto il servizio esclusivamente a un luogo dove eh, viene distribuito il metadone, ma bisogna ridare. Valore al servizio bisogna costruire quelle relazioni positive tra sociale e servizio pubblico che servono appunto a determinare eh, um, l'aiuto e la formazione, la prevenzione rispetto all'uso delle sostanze perché se ci riduciamo soltanto alla cura abbiamo davvero fallito qualsiasi obiettivo ci siamo dati in questi lunghi anni. Eh, L'altro tema è come noi, come sindacato. Proviamo a definire nei nostri contratti norme che permettano ai lavoratori, che sono tanti, poi possiamo eh, vedere le cause che spingono molti lavoratori all'uso di sostanze, che spesso incorrono in provvedimenti disciplinari non sempre giustificati nella, nella loro anche pesantezza di provvedimento. Perché eh, o oh, appunto rimettiamo in campo la prevenzione e proviamo a risolvere... Chiedendo a questo governo di impegnarsi perché i temi del disagio sociale, del disagio giovanile, dell'aumento delle povertà, della disoccupazione trovino risposte, oppure è evidente che eh, affrontare il tema semplicemente dal punto di vista del uso, quanto uso e che tipo di uso non, uh, non è utile, non è utile alla libertà di usarla, perché uh, io sostengo che ci deve essere anche la libertà di poter... In maniera ricreativa usare la cannabis, però dovremmo risolvere il problema di quello che non è ricreativo, ma che diventa una fuga o l'utilizzo di sostanza per una fuga dalla drammatica realtà in cui molti soggetti oggi vivono. Per fare questo, noi pensiamo appunto che bisogna rilanciare i servizi, avere la legge, chiedere al governo che da qui alla sua scadenza, spero naturale, ma insomma, tutti i giorni eh, può esserci una novità, si riesca a portare a casa queste normative, oserei dire, e finisco qua, che bisognerebbe chiedere a questo governo che porti a casa anche la legge sul matrimonio egualitario, così come sugli usus soli, che sono leggi di civiltà e che davvero, oltre appunto alla depenalizzazione e alla legalizzazione che porterebbero il nostro Paese a far parte di eh, quella sfera di paesi civili che si occupano dei cittadini e non soltanto delle banche. Quindi questo è l'obiettivo che ci diamo e. Col cartello di Genova spero che riusciamo a rilanciare e a portare a casa questi obiettivi. Grazie. Grazie Rossana Dettori. Marco Perducca per l'Associazione Luca Coscioni. Grazie. Questo non è soltanto una raccolta di dati, anzi, cogliamo l'occasione per ringraziare in particolare il Ministero degli Interni per aver eh, risposto eh, quasi in diretta alle nostre numerose sollecitazioni. Poi altri dipartimenti verranno ringraziati più avanti eh, con altri interventi, ma è anche uno strumento di lavoro. Infatti nell'appendice noi proponiamo un appello che abbiamo lanciato all'inizio di febbraio al governo, che si articola in almeno cinque punti, che poi sono tutti quelli che sono stati confortati da dati all'interno del documento, ma anche quattro proposte di legge, due di iniziativa parlamentare presentate da senatori e deputati che magari eh, ci raggiungeranno nel pomeriggio e due di... Eh, una di iniziativa eh, squisitamente parlamentare, ma come è stato ricordato, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana con una lunghissima lista di sottoscrizioni, una proposta di legge di iniziativa popolare. Questo perché oggi, come è stato ricordato, è la giornata internazionale che celebra la lotta al narcotraffico. E eh, noi abbiamo voluto convocare non soltanto la presentazione di questo libro oggi, il 26 di giugno, ma anche ritrovarci nel pomeriggio in Senato per un seminario che affronta queste questioni all'interno di un cappello di una mobilitazione internazionale che si chiama Support Don't Punish che fa eco a quello che le Nazioni Unite fanno più o meno di questi tempi da ormai una ventina d'anni, e cioè pubblicano un rapporto mondiale sulle sostanze stupefacenti. È avvenuto giovedì scorso, per l'appunto quando la Direzione Nazionale Antimafia ha per la terza volta consecutiva reiterata il proprio parere favorevole non tanto o non più alla depenalizzazione, quanto a una vera e propria regolamentazione legale, che quest'anno addirittura la DNA ci dice essere necessariamente di livello europeo, perché altrimenti non avrebbe... Non sortirebbe effetti positivi se fosse limitato al nostro territorio nazionale. L'Italia, eh, siamo in attesa della relazione al Parlamento, ma se dovessimo basarci sui dati offerti l'anno scorso, è in controtendenza con il mondo per quanto riguarda i consumi. Secondo le Nazioni Unite, 250 milioni di persone hanno fatto uso diciamo abituale di sostanze stupefacenti nel 2015. In Italia sono 6 milioni, ora siamo 7 miliardi e mezzo, con le debite e proporzioni, qui ci sarebbe un iperconsumo di tutte le sostanze. Ci dicono anche le Nazioni Unite che è il 20% la percentuale di popolazione carceraria che è dietro le sbarre per motivi legati a violazione di leggi sulla droga e invece noi abbiamo quasi il doppio di presenze all'interno. Delle, delle nostre carceri. Ci dicono tante altre cose, ma nella parte delle dichiarazioni che sono state articolate in un documento che è stato adottato alla sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'anno scorso, le Nazioni Unite, con il favore, anzi diciamo per certi versi anche la leadership dell'Italia, si pongono come obiettivo la depenalizzazione e la promozione di misure alternative al carcere. Ecco, poco fa Anastasia ci ha detto che non neanche questo impegno internazionale da parte dell'Italia è stato. Portato a termine. Ci dicono ancora tante altre cose relative alla riduzione del danno, poi se ne parlerà più avanti, e all'assistenza uh, di chi ha un rapporto problematico con le sostanze, tanto dentro quanto fuori al carcere, e noi né dentro né fuori al carcere manteniamo i nostri impegni. Ecco, um, credo che uh, questo documento, che ci permetteremo di ritoccare una volta che la relazione al Parlamento verrà prodotta, ma anche una volta che alcuni dei dati che avevamo richiesto verranno ulteriormente mandati e ci prenderemo un paio di mesi per analizzarli, alla fine divenga il vero strumento di eh, chi vuole promuovere una, una riforma delle leggi e delle politiche eh, in materia di droghe in questo Paese che deve, dovrebbe avere nella famigerata conferenza nazionale il luogo istituzionale dove tutto ciò deve essere affrontato. Lo ricordava Franco Corleone poco fa, siamo pronti noi a diffidare il governo da non applicare in un, in, 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 per, i, per i prossimi mesi ulteriormente questa legge. Si sono susseguiti cinque governi o quattro da quando è stata... Convocata nel 2009 la quinta conferenza nazionale, nessuno di questi non soltanto non ha fatto sapere la data di questo appuntamento, ma non ha neanche nominato un sottosegretario competente alla materia. Quindi noi quando vogliamo interfacciarci con le istituzioni non sappiamo con chi andare. Allo stesso tempo sono cambiati tre direttori, anzi quattro direttori del Dipartimento per le politiche antidroga e quindi diciamo è tutto lasciato a una gestione molto burocratica, fortunatamente negli ultimi anni migliorata dal punto di vista della qualità, ma per niente politica. Noi che politica invece vogliamo continuare a fare perché sappiamo che questo è un problema molto politico, insistiamo e no, questo non è che soltanto un passo nella lunga attraversata del deserto che oggi pomeriggio ci vedrà impegnati in Senato. Grazie. Grazie per Duca. Patrizio Goldnella, presidente di Antigone e anche di CILD, così semplifichiamo. Sì, rapidissimamente perché ovviamente è stato già ampiamente illustrato anche il contributo che arriva per esempio da Antigone, quello più legato ai dati sulla repressione, sulla repressione penale e gli effetti penitenziari. Una repressione che è abbastanza casuale, fra l'altro, perché e produce ancora più danni perché i numeri sono alti, ma in realtà non possono mai essere così alti da inseguire tutti i consumatori, perché se fossero così alti da inseguire tutti i consumatori non sarebbero mica questi numeri così. Arriveremo a centinaia di migliaia di ingressi e centinaia, forse un cento, duecentomila presenze all'interno delle carceri. Quindi cosa vuol dire? Che già il sistema si immunizza di sé cioè nel senso che poi decide un po' casualmente chi punire e chi non punire, chi sanzionare con sanzione amministrativa, chi con sanzione penale, quindi è in realtà anche tutto sommato eh, di front, un, una legislazione di questo genere, così vessatoria, così punitiva, produce anche eh, una disuguaglianza, una fortissima disuguaglianza, una disuguaglianza che poi anche si misura in, davanti alle aule di giustizia e nelle carceri come una disuguaglianza di mezzi. E quindi chi ha più mezzi, in realtà nonostante la legge vessatoria, riesce ad evitare il sistema sanzionatorio. Chi ha meno mezzi non lo riesce ad evitare. Ecco, quando quest queste leggi manifesto, queste leggi di questo genere, producono anche una sensazione, cioè oltre a tanta repressione, producono anche tante disuguaglianze, anche una sensazione di impunità, per cui si dice, ah vedi, non funziona. Ecco, quindi è proprio il peggio che si può dire. A, a, diciamo si può chiedere ad una legislazione penale. Eh, una parola semplicemente siamo in un anno che non si sa quanto durerà, insomma, elettorale forte, eh, elettorale, eh, questo non è un tema di minoranza e quindi noi dobbiamo probabilmente, questo è il nostro impegno nei prossimi mesi: di, di, sapendo che non è un tema di minoranza, di chiedere di prendere posizioni chiare su questo eh, ormai. Eh, tutti dicono di essere più o meno liberali, ma nessuno è autenticamente liberale. Quindi, noi chiederemo un, come si dice, un certificato di liberalismo. Grazie, Gonella. Eh, Daniele Farina, eh, che eh, ringraziamo ancora una volta per averci ospitato oggi. Buongiorno a voi, Io sarò molto breve eh, perché fra pochi minuti inizierà la discussione generale sull'introduzione nell'ordinamento del delitto di tortura che è un altro diciamo, dei temi di legislatura. Io ringrazio le associazioni perché come tutti gli anni eh, forniscono ai parlamentari ciò che è istituzionalmente assente, cioè veniva fatto riferimento a quella relazione del Parlamento che per legge dovrebbe essere diciamo, data come strumento di lavoro a tutti i parlamentari e che eh, negli anni passati è stata diciamo fonte di eh, cecità piuttosto che di chiarezza e che negli ultimi anni sconta sostanziali ritardi vedremo quest'anno il tempo per una conferenza nazionale sulle droghe a lungo sfuggita forse ci sarebbe visti i tempi di legislatura non più precipitati brevissimevolmente ma eh, temo che anche qui l'anno elettorale diciamo, non aiuti. Eh, noi abbiamo diciamo, ingaggiato questa legislatura con grandi, con grandi speranze. Oggi possiamo fare un bilancio di questa legislatura. Nulla è avvenuto sostanzialmente. Quel poco che è avvenuto, come veniva citato, è avvenuto a opera della Corte Costituzionale più che della politica. I dati che oggi vengono presentati sono... Diciamo su questo, credo, abbastanza eloquente, l'interpretazione che ne viene data non mi sembra artata o di parte. Devo dire inoltre che se qualcosa cambierà in questi mesi, cambierà su alcuni aspetti poco essenziali, marginali, eh, che sono molto al di sotto della vastità e dell'autorevolezza del dibattito pubblico per come si è sviluppato, per come l'abbiamo letto sui giornali, magistrati, intellettuali, pezzi del mondo associativo importante, visioni su una diversa gestione di questi temi e della politica delle droghe in questo paese a livello globale, come veniva ricordato, corre, corre, corre avanti, mentre noi, diciamo, siamo fermi, se non addirittura qualche passettino indietro qua e là. L'ultima cosa che voglio dire è che quantomeno ci si aspettava che un così ampio schieramento parlamentare, 200 rotti deputati, una settantina di senatori quel dibattito pubblico, quell'autorevole presa di posizione, ci si aspettava che avrebbero diciamo, costruito nel, nel Paese, avrebbero trasmesso al Paese eh, qualche interrogativo, una diversa, diciamo più ragionata, eh, gestione territoriale anche di questi fenomeni, di questi processi, di quelli che iniziano nel territorio, dalle stazioni dei carabinieri e arrivano fino al carcere. Ci sembra che neppure questo sia avvenuto, perché, come dire... Io cito sempre ad esempio che quando si utilizza un aereo tornado da 33.000 euro per monitorare un campo di 100 piante di cannabis nel bresciano, mi chiedo dove sia la sempre attenta dopo 30 anni sonno, oggi molto attenta Corte dei Conti e perché non si utilizzano anche lì qualche elemento che nei termini di legislazione diciamo del lavoro, quella che c'è oggi, sarebbe da demansionamento. Ecco, io credo che questo sia l'elemento più. Eh, diciamo difficile. Noi credo continuiamo fino alla fine questo, questo lavoro. Ringrazio i, gli estensori del Libro Bianco perché sono, lo ribadisco, sono stati in questi anni e sono anche quest'anno gli unici occhi insomma critici nel senso di obiettivi, dico io, che il Parlamento ha avuto a disposizione e credo che il lavoro fatto ha una sua accumulazione, pertanto se dal punto di vista dei risultati, dicevamo poco o nulla è avvenuto dal punto di vista dell'accumulazione di sapere, di testi normativi, eh, di dati, eccetera, invece molto lavoro è stato fatto. Ecco, questo è l'elemento di fiducia sul quale penso che si possa costruire un futuro diverso diciamo, sulle proposte che sono nel libro bianco, sono nel lavoro che le associazioni hanno fatto in questi anni. Grazie ancora a Daniele Farina, lascio la parola a Roberta Tumiatti per LegaCop Sociali, nel frattempo chiedo invece agli autori di raggiungere qua la postazione. Grazie, sarò breve, nel libro sono presenti interventi sia riguardo il sistema dei servizi sia riguardo la riduzione del danno e il suo inserimento nei LEA, quindi nei livelli essenziali di assistenza. Sul primo punto ci teniamo come Lega COP Sociale a sottolineare due aspetti. Da un lato un sistema di intervento e quindi un sistema dei servizi ancora disomogeneo e deficitario sul piano nazionale, con notevoli diseguaglianze a livello regionale. Su questo aspetto vorrei sottolineare che è ormai evidente che soprattutto il sistema dei servizi di cura e di riabilitazione necessitino di un'innovazione e anche di una sperimentazione, che gli stessi operatori delle strutture sono disponibili a intraprendere, credo col supporto di tutti noi a partire appunto dalle Agecop sociali per rendere davvero questo sistema un sistema che sia efficace non ideologico, non dogmatico, ma davvero pragmatico e necessario in questo momento. Di contro, invece quando sento parlare di servizi Penso ancora all'estrema difficoltà che fanno invece i progetti finanziati di anno in anno in altri ambiti, non quelli della cura, della riabilitazione, ma quelli ad esempio della prevenzione, della promozione della salute e della riduzione del danno. Ecco qui sarebbe davvero necessario un passaggio, un passaggio da una dimensione che pone costantemente questi progetti che tutta la letteratura ci dice essere necessari, ma essere necessari nel lungo periodo, in una messa a sistema, che non possiamo che fare insieme agli enti locali. Rispetto invece alla riduzione del danno, senza dilungarmi troppo, vorrei ricordare intanto oggi la campagna Support Don Panish, non so se l'avremmo ricordata dopo, e l'estrema necessità di condividere questi percorsi non solo con gli enti locali ma anche con i consumatori. Non può esserci oggi un intervento di riduzione del danno, come non ci può essere un intervento nelle nostre città che prescinda dal contributo dei consumatori. Grazie. Benissimo, grazie purtroppo eh, o per fortuna visto tutti gli interessantissimi interventi che ci hanno preceduto il tempo inizia a stringere quindi chiederei agli ultimi no. relatori di essere il più brevi possibili. Lascio la parola volentieri a Marco Rossi per eh, un cenno all'articolo che poi oggi pomeriggio ricordo dalle tre presso la, la sala di Santa Maria in Aquiro. In eh, sala del Senato, sa sarà eh, comunque approfondito. Saranno approfondite tutte le tematiche legate al Libro Bianco e l'invito è ovviamente esteso a tutti coloro che ci ascoltano. Prego, salve. Il mio contributo si limita a un'analisi economica del mercato della cannabis illegale attualmente e le sue possibili conseguenze in caso di legalizzazione. Eh, molto succintamente, siamo di fronte, a, adottando un approccio economicista, a un mercato spesso e maturo, cioè di consistenza economica rilevante, e ormai eh, presente sul territorio italiano da decenni, con un invecchiamento anche della stessa popolazione. Secondo i dati ufficiali siamo di fronte a circa 6 milioni di consumatori, da cui è possibile nucleare un 500 mila al massimo, consumatori cronici responsabili della gran parte dei consumi di cannabis in Italia. Dal lato dell'offerta, un mercato abbastanza concorrenziale, il mercato illegale che c'è adesso, abbiamo numerosi operatori, pare che siano addirittura più di 100.000 mila gli spacciatori, e un ruolo rilevante sta sempre più avendo l'autoproduzione. La produzione domestica di cannabis, che in parte sostituisce le tradizionali importazioni dall'estero di marijuana dall'Albania più recentemente, più ancora di erano nel passato di hashish Mar dal Marocco. Eh, di fronte a questo, l'impegno delle forze dell'ordine è senz'altro ingente. Mm, mi permetto di aggiungere ai dati citati in precedenza. Il numero di eh, sanzioni amministrative comminate ai detentori di cannabis da me stimate in circa 200.000. Eh, il peso delle sanzioni amministrative dal punto di vista economico è addirittura forse più rilevante rispetto a quelle penali, eh, riducono notevolmente le capacità reddituali, reddituali dei sanzionati. Molto succintamente la proposta di legge, le varie proposte di legge grosso sono in linea con l'indicazione già a suo tempo fornita dal Governor. All'ONU, cioè di eh, regolamentare il mercato della cannabis come quello dei tabacchi. Se questo fosse fatto in Italia, le stime sugli introiti fiscali sono varie, ma pensiamo che sarebbe ragionevole ipotizzare circa 3 miliardi di euro di entrate dalle imposte sulle vendite, un circa 500 milioni di reindirizzo della spesa pubblica dell'attuale attività di repressione verso altre attività. Non credo che sia una riduzione della spesa pubblica, vista anche le condizioni del sistema carcerario italiano, non è che se facciamo uscire tossicodipendenti le celle rimangono vuote, qualcun altro prenderà il loro posto, quindi un reindirizzo della spesa e eh, in generale eh, un miglioramento della capacità di reddituali dei consumatori di cannabis legati alla riduzione delle sanzioni, ripeto, soprattutto amministrative, cui spesso i consumatori sono sottoposti. Altre poste minori, ma una posta interessante, poi l'ultimo accenno che faccio, vorrebbe essere il turismo dello Spinello. Stavo guardando i dati del Colorado in questi giorni e il boom di consumi che si sta verificando nelle località montane del Colorado, Aspen, eccetera, conferma quello che già era successo in Olanda e quello che in parte sta succedendo in Catalogna, ovvero sia che se fosse solo l'Italia a legalizzare la cannabis probabilmente ciò comporterebbe un ingente afflusso di turisti, cosiddetti turisti dello Spinello. Uh, termino qui, grazie mille. Eh, purtroppo i tempi sono strettissimi. Un, un minuto per l'avvocato Elia De Caro che ha curato un altro pezzo fondamentale di questo libro bianco come negli anni passati. Uh, un saluto a tutti, grazie. Con uh, l'articolo scritto, il contributo scritto insieme all'amico e collega Gennaro Santoro abbiamo affrontato le evoluzioni giurisprudenziali che hanno attraversato quest'anno. Eh, andando e anche normative. In realtà a fronte di un dibattito molto ampio, di una proposta sottoscritta da così tanti parlamentari, abbiamo avuto una disposizione che pur non impattando direttamente nella materia penale Va ad inasprire il trattamento nei confronti di soggetti che si siano resi autori di violazione dell'articolo 73, i cosiddetti decreti miniti a Orlando, che prevedono ordini di allontanamento e la possibilità di prevedere sanzioni amministrative da 10 a 40 mila euro per chi non non rispetti queste determinate sanzioni laddove i destinatari sono soggetti che hanno riportato condanne anche non definitive fino alla Corte d'Appello per cessione di stupefacenti in prossimità di locali. Un'altra questione che affrontiamo è quella legata al dibattito sull'applicabilità alle università dell'aggravante sulle scuole che viene ritenuta possibile dalla Cassazione a condizione di specificazione del concetto di prossimità dei destinatari ponendo fine a un dibattito eh, nato soprattutto in, su un'applicazione di casi bolognesi. Poi abbiamo eh, invece un'ordinanza... Un Tre ordinanze distinte alla Corte Costituzionale se le pene previste dall'articolo 73, da 8 a 20 anni, siano conformi alla Costituzione. Questo perché abbiamo un saltum rispetto alla fattispecie autonoma di lieve entità che prevede indistintamente sei mesi-quattro anni, appare sintomatico che ad accoggersi di una certa ragionevolezza e illogicità sia l'operatore del diritto, sia la Corte, i giudici che lo rimettono alla Corte Costituzionale e non il legislatore che all'alba della 32 del 2014 aveva, avuto, eh, aveva assunto l'impegno di armonizzare queste disposizioni. Eh, infine eh, diamo anche alcune conclusioni un po' eh, sardoniche, un po' amare eh, ci, stante che eh, all'esterno del nostro paese sono plurimi gli esempi vocativi di legalizzazione di regolamentazione che avvengono con successo ci chiediamo se non dobbiamo tornare come tanti anni fa a sognare la California grazie Perfetto, grazie Elia e mi prendo l'onore di concludere, mi chiamo Assambassi e anche a nome dell'Associazione Forum Drogo porto anche il saluto della Presidente Maria Stagnitte che non è potuto essere presente stamattina. Inoltre un accenno a questo capitolo che abbiamo inserito. Sui numeri delle violazioni dell'articolo 177 del nuovo codice della strada, ovvero la guida è stato sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti, veniva anche ricordato dall'intervento iniziale di Franco Corleone. Abbiamo cercato di evidenziare quanto sia bassa la percentuale di coloro che risultano positivi al test per uso di stupefacenti coinvolti in incidenti stradali con feriti e decessi. Come molti sanno, l'enfasi sull'azione legislativa e anche nell'informazione negli ultimi anni eh, che è stata espressa sui drogati alla guida come causa di incidenti eh, anche mortali è stata eh, molta e invece i numeri che presentiamo oggi, grazie al, al Ministero dell'Interno e al Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma dimostrano che il fenomeno è molto ridotto. L'impressione che abbiamo è che dietro una discussione che ha assunto i contorni di una propaganda culturale non vi sia altro che un pregiudizio viziato da una visione, da una visione ideologica e stigmatizzante a carico di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti. Chiudo appunto citando i numeri: abbiamo una percentuale dello 0,42% di eh, guidatori coinvolti in incidenti con feriti e morti che sono risultati positivi al test sull'utilizzo di sostanze stupefacenti il che non diminuisce il dramma di questi incidenti di cui abbiamo notizie anche nell'ultimo weekend ma ci pare che la lo sforzo legislativo debba guardare in altra direzione ehm, approfitto di nuovo per invitare tutti oggi pomeriggio a questo momento di approfondimento alla sala Santa Maria in Achiro e saluto e ringrazio Ci sono domande? Siamo disponibili. Sì, eh, Prego. Dunque, ehm, niente, vi volevo chiedere un commento sull'iniziativa di Rita Bernardini del Partito Radicale che ha avviato un'iniziativa di sciopero della fame per il reperimento del Bediol, che è una sostanza derivata dalla, dalla cannabis che è introvabile nelle farmacie per l'uso eh, terapeutico, che è un altro degli aspetti scandalosi della legislazione italiana sulle droghe. Vuole rispondere forse Marco Perduca. Io rispondo intanto facendo gli auguri a Rita Bernardini. Io ho saputo stamani essere ancora ricoverata per una serie di ulteri... giro di analisi eh, non semplici, mettiamola così: per la sua salute che non soltanto il reduce di 25 giorni di sciopero della fame, ma ne aveva fatto un altro di 30 giorni. Eh, il problema esiste e permane. Sia per quanto riguarda il Bediol, che è prodotto in Olanda perché pare che sia andato a male un raccolto, sia per quanto riguarda gli altri prodotti, a partire dal Bedrocan, che sempre dall'Olanda viene. La procedura di importazione fa passare 30 giorni dal momento in cui si richiede al momento in cui i prodotti arrivano, perché tutto deve essere autorizzato naturalmente dal Ministero della Salute. Abbiamo comunicato privatamente e pubblicamente, come del resto ha fatto anche Rita Bernardini, alle autorità competenti, il problema. Nella regione toscana il Bedrocan è apparso nel giro di 24 ore, non abbiamo notizie che altrettanto sia accaduto per quanto riguarda il Bediol, che però mi pareva avesse un problema più eh, nel sud eh, del paese. Quello che invece eh, avevamo già portato all'attenzione del governo con l'appello di febbraio e che adesso... Quando prepareremo o anzi definiremo gli ultimi aspetti della diffida al governo è che non è possibile far fronte alla domanda legale di cannabinoidi terapeutici oggi esclusivamente tramite la minima produzione allo stabilimento farmaceutico militare di Firenze o con questo meccanismo. Uh, burocraticamente molto scoraggiante di importazione dall'estero, sapendo che nel frattempo anche la Germania ha legalizzato la cannabis terapeutica e quindi un mercato di 80 milioni di persone vicino geograficamente a chi le produce sicuramente aumenta la concorrenza. Ultimo, ma sicuramente non meno importante, è la mancanza di formazione e informazione per i medici di base e i farmacisti relativamente a questa legge che ormai esiste da ben 10 anni. E anche questo abbiamo più volte sollecitato il governo, ma diciamo, mi pare che sia stato condiviso da tutti i relatori oggi, la distrazione rimane abbastanza eh, strutturale per quanto riguarda le questioni. Quindi non c'è una risposta, eh, ma c'è avvicinanza alla lotta politica di Rita Bernardini. Grazie, ci sono altre domande? Naturalmente ci uniamo alla solidarietà. Uh, Rita Bernardini con la quale abbiamo condividiamo e abbiamo condiviso tante battaglie. Allora ci vediamo alle 15 a Santa Maria Nakhiro.